Ciao, benvenuto alla lezione di danza del Festival Multilingua. Ciao, io sono Mariana. Ciao, io sono Sofia. Ciao, io sono Elizabeth. Azione. Oggi ti insegneremo una nuova danza pop. Allora, va bene. Non dimenticare mai di riscaldare muscoli e giunture prima di qualsiasi attività fisica. In questo modo eviterei problemi alle articolazioni. Siete pronti? Iniziamo. Allarga un pochino le gambe e scendi lateralmente fino al ginocchio. Scalda bene l'addome. Non scendere oltre il ginocchio, non ci serve. Mantieni il movimento sempre controllato. Ricordate di fare un movimento lento. 5, 4, 3, 2, 1, cambia. Allora, scegli prima la gamba destra, prendi il collo del piede avvicino al gluteo, mantieni la posizione, respira, 5, 4, 3, 2, 1, va dall'altra parte, con la gamba sinistra facendo la stessa posizione, respira, 5, 4, 3, 2, 1, dopo fa lo stesso ma utilizzo le braccia per l'equilibrio del movimento. Quando si practicano le posizioni di equilibrio, mantenere gli occhi su di un punto focale fisso aiuta a stabilizzare la posizione. Può essere un punto a terra o di fronte, se invece si guarda verso l'alto o se tiende a spostare gli occhi da un lato all'altro, è più difficile mantenere la posizione e il rischio di cadere è maggiore. Adesso riposati. Ora faremo un allungamento di bilanciamento chiamato la posizione dell'albero. In questo la respirazione è molto importante perché respirare bene dà ritmo alla pratica. Faremo questo esercizio 10 secondi con ogni piede. Sposta l'equilibrio sul piede destro portando il piede sinistro appoggiata all'interno coscia con il talone sotto il pue e le dita dei piedi sopra il livello del gnocco. Porta le mani unite al centro del petto. Per una variante facile, porta il talone sinistro di lato sopra la caviglia destra, portando le dita del piede sinistro a terra. In questo modo, l'equilibrio è più semplice da ottenere. Ora, passa dall'altra parte. Sposta l'equilibrio sul piede sinistro e fai la stessa posizione. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adesso riposate. Ora posizionati lateralmente con le gambe una sopra l'altra. I principianti possono tenere in realtà una gamba piegata almeno all'inizio. Fa un respiro profondo e andiamo su. I principianti possono appoggiare un ginocchio, ma poi l'obiettivo è staccarlo. Il braccio potete lasciarlo giù, ma allunga l'altro. È necessario stringere l'addome, mantenere la posizione, non abbassare o sollevare il bacino e ricorda non forzare il collo. 5, 4, 3, 2, 1, appoggia per scendere, adesso riposati. Ora fa lo stesso dall'altra parte. 5, 4, 3, 2, 1, adesso riposati. Siediti a terra, estendi la gamba destra, piede sinistro nell'interno coscia, piegati in avanti e afferra la luce della gamba tesa, sentendo tirare il tendini del garretto, mantieni la posizione. 5, 4, 3, 2, 1. Ritorna alla posizione di partenza e ripeti per il lato opposto. 5, 4, 3, 2, 1. Adesso riposati. Ora ti insegneremo alcuni passi di danza di Blackpink. Blackpink è un gruppo musicale sudcoreano formato a Seoul nel 2016, composto da quattro donne: Kim, Jisoo, Jennie Kim, Rosé e Lisa. La canzone che ti insegneremo si chiama How You Like That. How you like that? You gon' like
incrocia le braccia sulle spalle. Porta il piede sinistro in avanti. Piega il ginocchio destro un po' all'indietro. Quando si abbassa il piede, piega le due gambe. Alza le braccia e lascia cadere. Porta il braccio destro alla spalla sinistra, ruotando il corpo dallo stesso lato. Poi alza il braccio e lascialo cadere mentre si apre la gamba sinistra. Muovi l'anca da sinistra a destra. Piega il braccio destro, chiudi e apri la mano due volte. Alza la mano destra e portala verso l'alto. Subito dopo, alza la mano sinistra con la gamba destra. Fa questo movimento quattro volte, alternando braccio destro con gamba sinistra e braccio sinistro con gamba destra. Non dimenticare di impugnare le mani. Potresti fare un'altra serie degli stessi esercizi per finire la lezione di oggi. Faccio un'altra serie o no? Grazie mille per aver guardato il video. Speriamo che ti sia piaciuto.